Beh, sono molto orgoglioso oggi delle mie donne e dei miei uomini che sono riusciti a organizzare questo aiuto verso queste popolazioni che adesso sono in guerra, per cui come sempre Trieste si distingue e mi fa molto piacere e grazie ancora a tutte le donne e tutti gli uomini che hanno partecipato a questa avventura e dopo naturalmente a quelli che andranno a portare gli aiuti, che andranno proprio nel luogo vicino a dove c'è la guerra, purtroppo. Tutto è nato sostanzialmente quasi per caso, perché un ex collega e un grande amico mi mandò un WhatsApp una sera. Io ero a Bologna, ricordo vedere una mostra circa un 15 giorni fa, e lui mi mandò questo WhatsApp ricordandomi i rapporti che noi abbiamo con la città di Mykolaiv, che risalgono al 1996. E da qui abbiamo così cercato un contatto che loro hanno accolto immediatamente, ci hanno immediatamente mandato una lista di generi alimentari di cui avevano prontamente bisogno. Sono tutti generi alimentari ovviamente prêt-à-porter, niente da cucinare, non si può, quindi sono tutte scatolette. Domani concretizziamo questo nostro sforzo, ecco. Il coordinamento fa parte un po' del nostro DNA, perché comunque se fai parte di una macchina istituzionale come quella del Comune di Trieste, per anche altri settori e campi noi siamo già addestrati a lavorarci in coordinamento e collaborazione anche trasversale tra i servizi per raggiungere lo stesso obiettivo. In questo caso chiaramente il coinvolgimento ha avuto anche una componente emotiva non di poco conto, e visto lo stato d'emergenza, grazie a questo modo d'operare coordinato siamo riusciti a lavorare in maniera sinergica per raggiungere lo stesso obiettivo. Beh, tappe fondamentali della missione TOM, Trieste, Obimi, Mykolaiv sono sicuramente state la decisione del direttore generale di organizzare un gruppo di lavoro sinergico, trasversale a tutti i servizi, dipartimenti, mettendo in campo il personale che potesse essere d'aiuto a raggiungere l'obiettivo della missione e nei tempi più limitati possibili. Da qui è partito un nostro coordinamento relazionato subito con anche realtà esterne, perché abbiamo avuto un grosso contributo, aiuto in termini di donazioni anche da grandi catene alimentari dislocate sul territorio. E il contatto costante con i colleghi del comune di Mykolaiv, che ci ha permesso di organizzare, sia di dare risposta a quelle che sono le loro esigenze, ma soprattutto di organizzare logisticamente il viaggio stesso e di organizzarci per le tappe fondamentali e per destinare gli aiuti che abbiamo raccolto ad una località dove potessimo avere la certezza e la conferma da parte loro che il materiale finirà esattamente al luogo a cui è stato destinato. Infatti arriveremo in prossimità del confine tra Romania e Moldavia, all'altezza perfettamente corrispondente del corridoio umanitario sud, Odessa-Mykolaiv, e lì abbiamo l'incontro con i colleghi del comune di Mykolaiv che verranno a prendersi in carico tutti i materiali che il comune di Trieste è riuscito a raccogliere.